alcuni anni fa mi era stato regalato un tabellone del Saracino. Avevo fatto un lavoro e dico, vabbè, è rimasto lì. Poi dopo ho detto, ma invece che venderlo singolarmente, perché non fare una cosa un pochino più ampia, più studiata, da proporre e per farla visionare anche alla città, per proporre una cosa un po' diversa. Sono veri e propri scorci di giostra, originalissimi quelli realizzati da Paolo Antonio Toci in esposizione nel chiostro della biblioteca di Arezzo. Troppo in fiamma il mio cuor, il titolo dell'esposizione. Piano piano sono riuscito a mettere insieme questi 22 tabelloni, che non è stato facile, però grazie a alcuni amici che sono stati veramente carini di alcuni quartieri, sono riuscito a portare avanti questo discorso. Finito il lavoro l'ho proposto alle ragazze del comune, che sono stati molto molto gentili e accondiscendenti, e mi hanno dato una grossa mano per poter proporre questa esposizione. La base è carboncino, che nasce col carboncino, mi piaceva fare una cosa in velocità, una cosa molto molto rapida, che desse l'idea anche del movimento. Ogni tabellone è una storia a sé. Ci sono quelli dedicati ai grandi maestri, ai personaggi che hanno fatto la storia di questa manifestazione. C'è dei scorci di Arezzo, poi ci sono il Buratto, che è immancabile, che secondo me è proprio la figura principale di questa giostra, amato da tutti i bambini e gente che è cresciuta con questa figura, no? E poi ci sono anche personaggi storici, come ho detto prima, pezzetti di giostratori, magari poco riconoscibili o presi di spalle volutamente per non dare l'impronta di ritratto. Carboncino, poi c'è qualche pastello, matite tante, acrilico e qualche tempera. Un omaggio alla giostra ma anche alla città. Quello sicuramente, e anche un tenere sempre più vivo, ho visto che sono venuti tanti bambini accompagnati dalle mamme, sempre più vivo questa manifestazione, e che le generazioni future portino avanti questo discorso.